Avete più giovane allora. Pronti? È un sistema di attesa importante, no? Quest'anno, che si è già visto dal numero di spettatori, anche per amichevoli tipo San Paolo, 2000 spettatori. I giocatori stessi che dicono faremo, vogliamo fare di più dell'anno scorso, automaticamente in Serie A, insomma. Ecco. No, non è proprio così. Di più. No, ma insomma il risultato l'anno scorso è venuto tra virgolette sia in un momento che in un modo inaspettato, perché insomma l'andazzo a un certo punto non lasciava presagire una finale di stagione così, non ce l'aspettavamo nemmeno noi, abbiamo sempre cercato di far bene ma creduto alla possibilità di arrivare in finale. L'anno scorso poi è successo le ultime tre partite, quindi direi che sarebbe meglio per tutti buttare alle spalle quello che è successo fino a Novara e pensare alla regina, che ce ne dà sufficienza di pensieri. Caccia, contento? Caccia è un altro lusso per la B, sono pieno di lussi io per la B. No, a parte le battute, è un giocatore importantissimo che abbiamo cercato fino a oggi che l'abbiamo ufficializzato, quindi siamo contentissimi di averlo portato a casa. È un altro giocatore di qualità che va ad aumentare la forza del gruppo sostanzialmente. No, sono in intervista. Quindi era Fosca, ha detto che era la vostra prima scelta. Sì, insomma del parco attaccanti su cui abbiamo battuto adesso, sì, era la prima scelta. Lui è il classico centravanti d'area, insomma, quello. Ma è un giocatore che davanti può fare tutto, può giocare in mezzo, può giocare esterno, può giocare a due punte, insomma, ha forza fisica, velocità, tecnica, ha impatto, ha tutto, quindi devo cercare io insieme ai suoi compagni, quando gli tocca, di essere messo nelle condizioni migliori per far bene. Se arriva l'ok potresti portarlo magari in panchina, se non titolare, ma domani? Sì, anche perché siamo all'osso, non abbiamo né Jelnić né Lazarević, non abbiamo Alenius, quindi siamo un po' a corto davanti, sì, sicuramente viene in panchina. Quindi Alenius ha un problema di che natura? Fermo per un problemino fisico, un'infiammazione al ginocchio, speriamo che sia di lieve entità, però intanto non abbiamo disponibile. Panchina, ma potrebbe anche giocare all'inizio? Non ha fatto un numero di partite sufficienti per poter arrivare a giocare, anche se questo sistema di gioco qua lo conosce a menadito, perché ha avuto allenatori bravi che gliel'hanno fatto fare, quindi il ragazzo è disponibilissimo e intelligente sotto il profilo calcistico per inserirsi subito, però la vedo un'ipotesi lontana.